È stato un momento storico, il primo gruppo di pacifisti ad arrivare a Kiev per chiedere lo stop alle armi e per esprimere di persona solidarietà agli ucraini. Ieri i pacifisti hanno attraversato a piedi il centro di Kiev, hanno visto una città dove è ancora alta la tensione per la guerra. Nel palazzo del comune hanno incontrato il sindaco di Kiev e il nunzio apostolico, poi il confronto con la società civile ucraina per ascoltare le loro sofferenze, le loro necessità a più di 4 mesi dall'inizio della guerra. Ma oggi si torna in Italia, un viaggio lungo visto che lo spazio aereo in Ucraina è chiuso dal 24 febbraio, un viaggio durante il quale si potrà riflettere sull'esperienza non violenta per la pace in Ucraina. La cosa che più mi è rimasta impressa è che abbiamo potuto abbracciare un popolo che soffre. Ho capito ancora di più che questo popolo non può farcela da solo, il dolore che sta vivendo è un dolore immenso. Siamo arrivati qui e loro sono stati contenti di sapere che c'è qualcuno che sente che per loro contano davvero, uno ad uno. Porterò un cuore più grande nel quale trovano posto le storie, le speranze, le ferite di questa bellissima gente di Ucraina. Una sensazione che non puoi capire quando stai a casa in Italia. Solo venendo qua mi sono resa conto della gravità. È un mondo completamente nuovo, un mondo cambiato, la vita degli ucraini è cambiata per sempre.